Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Appunto è sempre per me, per noi, un piacere essere a Napoli e continuare questo tipo di lavoro insieme. Quindi oggi saremo proprio a due voci, anche perché appunto stiamo continuando un percorso che si è avviato un po' di anni fa. Come associazione, come dicevano prima anche il presidente di Napoli, Antonio Mastroianni, appunto siamo impegnati su questo fronte da tempo. Siamo un'associazione sportiva che promuove lo sport per tutti e per tutte, cercando, perché ovviamente pensiamo che lo sport sia un diritto, e quindi questo ci porta ad un lavoro ben preciso per contrastare le varie forme di discriminazione. E è anche vero che molto spesso abbiamo un'idea di sport non sempre, come dire, lineare. Noi pensiamo che lo sport sia, come dire, quel modo anche per raccogliere tutte quelle forme di attività, di movimento, di benessere. Tra l'altro mi fa piacere che ci sia anche un progetto di contrasto all'obesità in questo caso, quindi, perché siamo in una delle regioni, come sapete meglio di me, che appunto purtroppo ancora la sedentarietà è un primato di alcune regioni, quindi questo per noi è un tema importante. Quindi c'è la parte della competizione, che è ovviamente una delle sedi, come dire, dello sport in primis, e l'università di stanno un appuntamento importante, però crediamo come WISP che sia anche, come dire, nostro compito, nostra missione lavorare per far muovere, per svolgere attività, eccetera, e magari appunto trovando i possibili campioni e campionesse di domani. Quindi questo è il tema. Oggi parliamo di linguaggi, ma parliamo anche di che cosa significa un lavoro comune tra vari soggetti. Quindi per questo, come dire, quello che abbiamo avviato come riflessione insieme all'università, in modo particolare al Centro Sinapsi, è anche quello di vedere vari compiti che appunto possiamo cercare di integrare, partendo da un dato che dicevamo prima, quindi il fatto che nel nostro paese, questi sono i numeri che ci dice l'Istat, che anche il CONI ha presentato, che quindi ovviamente siamo milioni che si muovono, che pensano allo sport in vario modo e che lo vivono in vario modo, però, come dire, le prime ad essere discriminate sono le donne, e questo per me rimane sempre il tema principale. Credo che appunto finché le donne saranno escluse da una serie di anche di luoghi di governo dello sport, questo tipo di discriminazione resta molto, come dire, una forbice molto, molto, molto ampia. Altra cosa, le donne sono le più sedentarie, e se andiamo anche a analizzare, per questo l'Istat ci aiuta sempre, ci ritroviamo che oltre il 43% delle donne del nostro paese non fa nessun tipo di attività sportiva, motoria e quant'altro. I dati ci aiutano sempre un po' a riflettere su quelle che possono essere anche delle risposte che un'associazione come la nostra può portare avanti, e anche capire quali possono essere le integrazioni tra i vari settori. Siamo anche in un paese dove lo sport è sempre stato visto molto come competizione, come livello, ovviamente, quindi è importantissimo, però è anche vero che negli ultimi anni la presenza anche di determinate attività, di scelte, di bisogno di pratica così diversa, ha portato dei cambiamenti. Sicuramente la presenza delle donne nella pratica sportiva e motoria ha portato anche la richiesta di nuove forme di attività. Pensiamo alle attività più dolci, quello che è tutto ciò che sta legato, non so, allo yoga, al tai chi e quant'altro. Molto spesso le donne cercano di fare attività più per il benessere che per un risultato. Altra cosa che non possiamo dimenticare è che ci ritroviamo sempre con, magari quando siamo nelle fasce di più piccoli, bambine e bambine sono tantissimo che svolgono attività, anzi sono più le bambine dei bambini, poi dopo abbiamo un abbandono, soprattutto in certe fasce di età, o soprattutto tra i 18 e i 19 anni il gap è maggiore. È vero che appunto le donne sono di più che fanno facendo sport, è anche vero che, come dire, rimane ancora un'idea del, cioè, uno sport da femmine e uno sport da maschi, pregiudizi che molto spesso ci condizionano. Fino a qualche anno fa pensare di ragionare perché le donne potessero fare pugilato piuttosto che rugby o che altro restava ancora nella nostra idea, soprattutto nel mondo sportivo, come dire, si voleva attraversare una determinata frontiera. Quindi ancora oggi, anche nelle indagini che facciamo al nostro interno, ci ritroviamo che qualcuno ci dice c'è uno sport per le femmine e qualcuno uno sport per i maschi, anche ragionando con i tecnici e con gli educatori. E quindi anche questo è un altro tema che dobbiamo vedere. Fortunatamente anche attraverso delle azioni concrete, penso soprattutto nel calcio femminile, si stanno facendo e abbattendo determinati discriminazioni. La stessa campagna, l'attenzione che c'è sulla nazionale di calcio femminile sta aiutando
la crescita anche della presenza delle ragazze nelle varie squadre, crediamo che sia appunto un esempio di risposta concreta, quindi l'impegno di un'associazione come la nostra deve essere anche proprio questo. Quindi più donne che fanno sport e anche, come dire, l'apertura totale di una serie anche di discipline che vedono una forte presenza delle donne. Non ci sono più sport in un qualche modo nella pratica che discriminano. Il ruolo che un'associazione come la nostra ha avuto e continua ad avere è proprio anche quello di aprire questo tipo di situazione, e il riconoscimento da parte delle federazioni delle varie discipline è sicuramente un obiettivo importante. Stiamo anche facendo il contrario, ricordiamoci che ci sono sempre due discipline che ancora attualmente non sono aperte per i maschi, e quindi ci ritroviamo che la squadra di ritmica, di ginnastica ritmica maschile non esiste a livello federale. Come WISP l'abbiamo all'interno dei nostri campionati nazionali, questa cosa da un po' di anni c'è, così come nella se ragioniamo del nuoto sincronizzato a squadre, abbiamo sì nell'ambito della federazione fortunatamente le forme anche miste di attività, c'è la coppia appunto uomo e donna in questo caso del nuoto sincronizzato, ma non esiste ancora la squadra maschile. Invece come appunto associazione anche questo è il lavoro che stiamo facendo, così come stanno crescendo tutte quelle forme di attività mista, e crediamo che questo sia come dire un altro aspetto molto interessante. Ripeto, obiettivo che più gente faccia sport, questo è per noi la cosa importante. Se parliamo di numeri non ci possiamo dimenticare che nessuna donna è presidente di una qualche federazione sportiva, ma neanche di un ente di promozione sportiva. Se guardiamo al CONI, nella situazione attuale abbiamo all'incirca il 10% di donne presenti negli organismi dirigenti. Fortunatamente ci sono alcune scelte che pensiamo e speriamo vengano appunto confermate. Attualmente abbiamo ad esempio anche la vicepresidente del CONI, Alessandra Sensini, che è una grande atleta surfista che appunto ricopre questo ruolo, così come ci sono vicepresidenti all'interno delle federazioni. L'altra cosa, una delibera del CONI che è stata approvata lo scorso anno prevede che nelle elezioni dei consigli federali, nella prossima appunto periodo elettivo, un terzo delle dirigenti debba essere donna all'interno dei consigli, quindi è un altro passaggio. So che questo tema delle quote non sempre piace, però è anche vero che sono forse quelle norme antidiscriminatorie che servono all'interno del mondo sportivo e appunto anche per rispondere alle richieste che a livello internazionale viene fatto. Le atlete continuano ad essere penalizzate rispetto agli uomini nonostante i risultati delle medaglie, non esiste il riconoscimento del professionismo, spesso i riconoscimenti economici sono inferiori, e se stiamo a tutto il tema ovviamente delle tutele, per la prima volta si è stato inserito un fondo per la maternità per gli atlete che è stato approvato nella finanziaria del 2018, quindi per la prima volta, fino ad allora questo tipo di situazione non c'era. La WISP appunto su questo fronte per lavorare, è vero, ci occupiamo di sport di base, ma se non lavoriamo per i diritti anche dello sport di livello non faremo il nostro compito fino in fondo, e abbiamo sempre lavorato per il riconoscimento di queste attività, come vi dicevo prima, promuovendo attività per le donne fin dalla nostra nascita, ma anche facendo un lavoro ben preciso soprattutto sui diritti, e quindi nasce da lì la Carta dei diritti delle donne nello sport, che è stata la prima grande, come diciamo così, documento che ha cercato di mettere in fila alcuni aspetti proprio anche di rivendicazione. È diventato un progetto internazionale nel 2010, ragione di pratica dello sport, di leadership, di educazione sport, di ricerca e comunità scientifica, di donne, sport e media, oggi ne parleremo anche con la presenza di Mare a Cinque Palme, e spettatori e tifosi, quindi su questi ambiti scelte e buone pratiche da mettere in campo. Nel 2016 è diventato anche un progetto che vede una carta a fumetti per parlare sempre di più ai ragazzi e alle ragazze attraverso questo. Se stiamo ad esempio alla questione proprio anche del linguaggio giornalistico, evidenzio un aspetto, una delle tavole presenta appunto le quattro cicciottelle, come vennero descritte, le ragazze che portarono al quarto posto alle ultime Olimpiadi del tiro con l'arco, vennero descritte come quattro cicciottelle che erano rimaste appunto ai piedi del podio.
Secondo noi invece doveva essere, come dire, l'importanza del gesto atletico di quell'evento, non dell'aspetto fisico. Molto spesso l'aspetto fisico nello sport, nella descrizione dello sport femminile, come dire, supera tutto il resto, e questo sicuramente a proposito anche di linguaggio è un tema da tenere presente. Nella Carta Europea dei Diritti delle Donne parliamo anche di altri temi, secondo noi molto importanti, e che hanno visto in questi anni un lavoro ben preciso, quindi il tema dell'orientamento sessuale degli atleti trans, la lotta all'omofobia, la lotta alla prostituzione e il contrasto agli abusi della violenza sessuale. Non possiamo nascondere che molto spesso dietro ai grandi eventi sportivi alcuni di questi temi, penso anche alla lotta alla prostituzione, deve essere assolutamente preso in considerazione. I grandi eventi sportivi a volte, come dire, hanno attorno una serie di azioni che invece portano proprio all'offrire prostitute, uomini e donne, agli atleti. Vi ricordo una serie di episodi che sono sicuramente simpatici nel corso sia dei mondiali di calcio negli anni passati ed altro. Altra cosa che la carta ci porta è una riflessione e un'azione sul linguaggio di genere nello sport. Se stiamo alle tematiche dei diritti delle persone LGBT, quindi diciamo la presenza delle donne è il primo grande lavoro da fare per appunto cambiare e portare anche innovazione. Le azioni che vengono fatte, che facciamo anche sulle tematiche LGBT, hanno visto in questi anni una serie di campagne e di attenzione, proprio anche con l'obiettivo formazione al nostro interno. Anche la ricerca che abbiamo fatto deve avere questo tipo di lavoro, perché se non siamo consapevoli come mondo sportivo di com'è la situazione dei nostri dirigenti e dei nostri tecnici, come dire, a proposito anche di documenti, dobbiamo vedere effettivamente che tipo di azioni mettere in campo. Quindi campagne di sensibilizzazione, benissimo, la mostra contro le regole ne è un esempio, che è stata anche qui a Napoli in diverse occasioni, tornei, momenti di sensibilizzazione, di formazione e quant'altro, che sono ovviamente anche sempre un modo per ragionare con gli sportivi, con le varie realtà, eccetera, con un lavoro di rete molto, molto, molto ampio. E poi questa, come dire, confronto, collaborazione molto stretta, cioè il mondo dello sport, se mi posso permettere, non va da nessuna parte se non lavora in rete con il resto. E quindi anche di capire come conoscere, sapere, studiare, riflettere e cambiare, con la consapevolezza che non è facilissimo, questo deve essere chiaro, e quindi questo percorso che abbiamo avviato nel 2015, anche con la pubblicazione degli atti di quel convegno, è, come dire, secondo noi una base fondamentale da non appunto disperdere. Tra l'altro ultimamente, poi lo dicevo anche ad Antonello, abbiamo anche avuto modo insieme ad Annalisa di essere a Siena con il gruppo nazionale di Arcigay, anche con le conoscenze e come dire, le esperienze di vari soggetti, penso a Torino Pride, ad altre realtà che si stanno muovendo sul territorio, quindi un lavoro veramente in rete. Formazione, partendo dai nostri dirigenti, perché appunto anche l'indagine ci dice che abbiamo molto da fare, questo assolutamente. Per arrivare a che cosa? Ad una, noi l'abbiamo chiamato decalogo, passatemi questo termine, poi dopo lo mettiamo anche a confronto di questa mattinata, per poter raccogliere alcune cose ed azioni concrete da fare. Associazione che ha scelto appunto il tesseramento Alias, e incominciamo ad essere anche interrogati e chiamati da atleti e atlete di livello che cercano di capire perché, che cosa abbiamo fatto. È vero che, ripeto, noi siamo un ente di promozione sportiva, non siamo una federazione, però se ce l'abbiamo fatta noi possiamo anche cercare di vedere come dare questo tipo di esperienze, di esempio ad altri. Abbiamo, come diciamo prima, aperto la strada in taluni casi, questo è un altro terreno in cui in qualche modo abbiamo aperto la strada. Esperienze sul territorio, mi piace farvi notare che abbiamo un progetto, in questo caso a Torino, che ha dato vita a questo marchio dello WIF Friendly, che prevede formazione dai gestori degli impianti ai dirigenti, e appunto anche vedere azioni concrete per essere più accoglienti. Penso alla questione degli spazi per persone trans, ma non solo, a volte il tema degli spazi è importante anche per altre insomma, esigenze e problematiche, quindi questa attenzione è assolutamente da tenere presente, così come una serie di altri appuntamenti che andiamo e continuiamo a realizzare sul territorio, quindi da una sensibilizzazione ma anche ad un'attenzione diversa.
passo la parola, perché è una relazione intrecciata. Sì, in realtà è anche proprio una relazione corale, perché fondamentalmente volevamo presentare il lavoro che in questi anni abbiamo fatto insieme come partner di questa collaborazione, che è Sinapsi, Scienze Motorie e WISP. In realtà è un po' di anni, io proverò a essere sintetica perché sono stata già, come dire, ammonita ancora prima di cominciare. La sintesi non è una mia virtù, ma ci proverò, forse anziché, diciamo, presentarvi tutte le slide, magari a braccio vi racconto qualcosa che forse, diciamo, è meglio. In realtà dentro questa collaborazione, quindi questo networking che ha ormai già una storia, a un certo punto abbiamo pensato di provare a comprendere qual è la rappresentazione degli affiliati alla WISP rispetto alla questione del pregiudizio sessista in generale e il pregiudizio sessista nello sport. Per cui insieme anche a Giuliana Valerio abbiamo messo su una scala che è stata in realtà una batteria formata da diverse scale per andare ad analizzare quelli che sono proprio i sistemi valoriali e i sistemi di credenza delle persone che rivestono ruoli educativi e dirigenziali nei contesti sportivi. Questo per un motivo essenziale, perché seppur la letteratura scientifica ci dice che lo sport è un contesto dove la matrice ideologica eteronormativa sessista e genderista è particolarmente forte, e quindi in qualche modo il linguaggio degli sportivi, degli atleti, dei dirigenti, degli allenatori è un linguaggio eteronormativo sessista e genderista, in qualche modo gli allenatori sono portatori di una trasformazione sociale, proprio gli allenatori e i dirigenti, proprio perché sono dentro quelle strutture che possono governare processi di trasformazione sociale. E proprio per questo motivo, insieme, diciamo, a Manuela, abbiamo deciso di destinare questa ricerca soltanto a coloro che avevano, appunto, ricoprivano questo ruolo. Vorrei però presentarvi solo queste due slide, che in realtà ci dicono com'è e che in qualche modo si collegano a quello che diceva Manuela prima a proposito di chi ha risposto al questionario. Vediamo che è un po' sfalsato, non so perché non lo vedete bene, che rispetto alle femmine abbiamo soltanto 40 dirigenti contro gli 83 maschi, quindi più del doppio, 30 istruttori e 21 istruttori. Quella che in realtà voleva essere una ricerca essenzialmente nazionale, in realtà devo dire che è diventata una ricerca regionale, perché in realtà hanno risposto alla ricerca soprattutto gli affiliati WISP della regione Toscana. Questo in realtà, secondo me, dipende dal fatto che, come vi diceva prima Manuela, il grosso delle azioni di sensibilizzazione dentro la WISP sono promosse dagli affiliati della regione Toscana e che quindi in qualche modo erano anche un po' più, come dire, quelli sensibili, quelli un po' più predisposti anche a riconoscere il valore sociale di partecipare ad una ricerca di questo tipo. La nostra è i dati che io vi presento sono essenzialmente un work in progress, ma una delle ipotesi che potremmo provare a fare è che probabilmente gli affiliati delle altre regioni, qui siamo al sud, non la vedete bene perché Marco è sfalsata, quindi loro non vedono, ma in realtà è disarmante, perché in realtà noi non abbiamo dati della regione del sud, delle regioni del sud. Noi qui siamo al sud, forse ci dovremmo interrogare. È vero che probabilmente c'è una percentuale di affiliati WISP nelle regioni del sud minore, quindi in qualche modo andrebbero ponderati questi dati, ma in realtà sappiamo che quelli del sud probabilmente pensano che, nonostante ci sia stata una forte spinta da parte della committenza, in realtà non abbiano risposto al questionario. Vi dico in sintesi, perché vorrei lasciare la parola a Manuela, perché altrimenti rischiamo che, diciamo, la questione del decalogo non c'è tempo per poterlo discutere. Che cosa ci dicono le prime risultanze, le prime analisi di questi dati? Che fondamentalmente sembra che chi ha risposto non ha un grosso pregiudizio rispetto
al sessismo nei contesti sportivi, mentre ci sono valori elevatissimi quando andiamo a chiedere ai nostri, a coloro che hanno risposto, come sono messi rispetto al pregiudizio genderista legato al ruolo di genere in generale. In particolare vi faccio vedere questa slide che mostra come è formata la scala del pregiudizio sessista. È formata da 3 sottoscale dove noi andavamo a chiedere la loro rappresentazione rispetto al pregiudizio legato al ruolo sociale. Un esempio di item è: un uomo non dovrebbe mai tirarsi indietro di fronte ad un problema. È formata dalla scala pregiudizio legato all'espressione della virilità: quando un uomo prova un po' di dolore dovrebbe cercare di non darlo a vedere, del tipo non piangere perché è da femmine piangere o arrendersi. Il pregiudizio di non mascolinità, un esempio è: a meno che non sia realmente disperato, forse consiglierei ad un uomo di continuare a cercare piuttosto che accettare un lavoro come segretario. E questi valori, i valori di chi ha risposto a questa scala, che riguarda appunto quello che in letteratura viene definito un sistema ideologico eteronormativo, genderista e sessista, sono molto alti. Mentre se si va ad applicare queste dimensioni al contesto sportivo, i valori sono molto bassi, come se chi ha risposto alla scala non riconoscesse un pregiudizio nel contesto sportivo. Questo ci potrebbe far dire che non esiste un pregiudizio eteronormativo, sessista e genderista nel contesto sportivo. Ma se andiamo a spacchettare i dati, e vi faccio vedere questa slide perché è particolarmente esemplificativa, vediamo che in realtà esiste un valore particolarmente elevato per cui chi risponde dice: ok, non esiste un pregiudizio omofobico, transfobico, genderista e sessista nel contesto sportivo, perché secondo me in realtà le persone LGBT non dovrebbero dichiararsi, non dovrebbero fare coming out. Da questa slide vedete che ci sono valori particolarmente elevati, con una nova che dimostra da un punto di vista scientifico che esistono differenze statisticamente significative, perché chi ha risposto dichiara che le persone LGBT non dovrebbero dichiararsi, non dovrebbero essere visibili. Come a dire, che cosa c'entra tutta la questione del pregiudizio eteronormativo, sessista e genderista nel contesto sportivo? Quindi sganciando e in qualche modo amplificando la questione del ruolo sociale. Sei un maschio, allora sei forte, sei virile, sei prestante da un punto di vista fisico, quindi sei un atleta, sei un atleta maschio. Quindi queste caratteristiche maschili devono essere amplificate, esagerate, e quindi se sei un atleta maschio, gay, omosessuale, la tua omosessualità deve essere occultata, nascosta, perché in qualche modo potrebbe inficiare la tua performance. E in qualche modo qual è il messaggio implicito? Che va occultata la l'omosessualità, e questo è quella che è una forma di omofobia e di transfobia particolarmente perniciosa, a cui prestare molto attenzione, e che ritroviamo in letteratura con il nome di microaggressioni. E quindi quando parliamo di omofobia, di transfobia, non stiamo parlando soltanto della violenza agita, dell'aggressività, dell'atto aggressivo, ma stiamo parlando di tutte quelle forme perniciose, subdole, di aggressività verbale, legata anche allo sguardo, legato ad un atteggiamento, legato ad un tono della voce, legato all'utilizzo di frasi che passano come è solo una battuta, era solo uno scherzo. E quindi credo che ci sia molto da riflettere su tutto questo,
perché in realtà, come adesso ci dirà Manuela, probabilmente quello che mostrano questi primi dati, scusatemi la grande sintesi, ma ho cercato di presentarvi quello che mi sembrava come il dato più importante anche per agganciarci alle conclusioni, che probabilmente la grande azione di formazione che va fatta è una formazione trasversale e che riguarda come ciascuno di noi guarda alle relazioni, guarda all'identità sessuale e che costituisce quello che abbiamo interiorizzato nei nostri processi di socializzazione primaria e secondaria e che sono completamente sganciati invece da quelli che sono i valori dello sport, che invece nelle dichiarazioni di chi ha risposto sono valori di equità, sono valori di pari opportunità e che sono, perdonatemi diciamo il linguaggio da psicologa clinica, sono però completamente scissi da come invece poi gli stessi atleti, gli stessi allenatori, gli stessi educatori in realtà guardano alle relazioni, come se utilizzassero, come dire, due pesi e due misure, con una fantasia che questo è possibile. Quando io faccio l'educatore funziono così, quando io invece sono al di fuori del contesto sportivo mi comporto in un altro modo. Questo sempre per utilizzare un linguaggio da psicologa cognitiva più di stampo socio, psicologa clinica più di stampo socio cognitivo, probabilmente questa è una modalità per disimpegnare la nostra condotta morale. Lascio la parola a Manuela. Non vi ho presentato nulla delle slide che avevo preparato. Allora, sempre con quella consapevolezza e del work in progress che restiamo... Allora, secondo noi appunto questo lavoro deve servire anche a vedere come appunto all'interno di un'associazione come la nostra si lavora e cerchiamo in un qualche modo appunto di darci anche delle regole. Noi abbiamo chiamato decalogo, però lo mettiamo anche in discussione e raccogliamo anche input, eccetera. Dico anche un'altra cosa, probabilmente questo tipo anche di indagine bisognerebbe davvero vedere al sud come raccogliere anche altro e vedere come fare appunto. Sì, assolutamente. Questo anche perché, come ci diciamo in diverse occasioni, che abbiamo esperienze fino a Napoli con alcune attività sportive. Se andiamo da Napoli in giù non abbiamo più nulla, come spesso diciamo anche con gli amici di Arcigay. All'interno di un decalogo, secondo noi, ci deve essere uno, intanto l'importanza di lavorare in rete, formazione sui sistemi ideologici eteronormativi, sessisti e genderisti, che ce li ricorda appunto Annalisa, conoscenza della disparità di genere nella nostra società, perché sicuramente, quindi, non c'è un aspetto che riguarda lo sport, però le donne non hanno determinati ruoli e rimane appunto anche una discriminazione dal punto di vista sia culturale ma anche proprio delle varie scelte e quant'altro. Pensiamo solamente al gap dal punto di vista salariale piuttosto che al lavoro, alle scelte che riguardano anche gli studi e quant'altro. Il linguaggio e il significato delle parole, molto spesso stiamo alla superficialità. Non fermarsi all'apparenza, appunto, siamo degli educatori sportivi e quindi si chiede anche questo, di approfondire, studiare e conoscere. Progetti per rimuovere stereotipi di genere nello sport e di conoscere quelle buone pratiche, perché sicuramente l'esperienza, quindi di attività concreta, aiuta, facendo anche un lavoro molto attento, appunto, come dicevamo prima, magari anche in certe regioni. Se sto sempre alle regioni, attenzione, tutto il nord non è fantastico, lo stesso abbiamo visto che molti abbiamo fatto fatica a raccogliere questo tipo di risposte e di adesioni. Se faccio così vado avanti, sì. Quindi buone pratiche, norme antidiscriminatorie per la presenza delle donne nello sport, questa rimane per noi la base. Spazi sportivi idonei per la pratica di tutti e di tutte, quindi una scelta appunto che riguarda anche la parte impiantistica, e conoscere e divulgare anche la storia degli atleti LGBT, sia a livello, come dire, internazionale, perché appunto esperienze ci sono, e anche interrogarci come mondo sportivo sulle possibili soluzioni, aperture e quant'altro. Molto spesso, come si diceva prima, la fatica è, in tutto il mondo sportivo, è quello di dire ok, non far vedere, non dire, eccetera, perché è meglio non dire. Il nostro compito e impegno adesso è quello invece di creare un clima che sappia accogliere, e quindi questo è ovviamente un obiettivo per noi fondamentale.
Io ho finito, se vi faccio vedere l'ultima slide dove praticamente mi pare sì. L'impegno è questo qua, quindi di continuare questo lavoro intrecciato e che vede insieme questi vari soggetti, ma anche una, come dire, da aprire sempre di più. La nostra proposta di decalogo per noi deve essere affrontato partendo da noi, ma anche appunto con tutte le associazioni delle donne e delle associazioni LGBT, perché crediamo che sia un contributo molto importante. Io vi ringrazio e ho concluso anche ricordando, come dire, dove potete trovare una serie di materiali utili per il nostro lavoro. Grazie.